5 minuti accademici. Allora, innanzitutto vi accolgo con grande piacere in questa iniziativa, in questo evento organizzato da AIB Lombardia e che ci vede insieme a alcuni colleghi, alcuni volti molto noti con cui collaboro, direi quasi quotidianamente con alcuni, per la presentazione, insomma, di un manuale. Adesso non vorrei spendermi in troppe parole, poi vedremo successivamente, insomma, entreremo nel dettaglio della presentazione. Cosa posso dire? Allora, innanzitutto che è con grande, mi sento molto onorata di essere qui, insomma, a presentare questo volume questa sera, perché è un volume a cui hanno collaborato persone che stimo moltissimo, i miei colleghi di CER e i miei colleghi di associazione. E quindi mi sembrava proprio naturale offrire questa occasione per portare, insomma, all'attenzione anche la comunità dei colleghi bibliotecari, ma non solo, un prodotto editoriale che ho avuto occasione, insomma, di scoprire e di cui ho avuto occasione anche di seguire un po' la nascita, perché ricordo ancora l'estate dell'anno scorso quando, parlando con Roberta e con Ferruccio, insomma, mi raccontavano delle vicende legate alla redazione, alla stesura dei testi, fino addirittura anche a coinvolgermi per la redazione di un paio di box di cui poi Roberta ci parlerà meglio. Quindi posso dire che un pochino questo progetto lo sento mio e quindi sono molto felice questa sera di partecipare all'occasione di presentare questo volume. E volevo semplicemente partire magari introducendo i nostri ospiti di stasera, le persone che interverranno, per entrare un po' nel dettaglio del contenuto del volume e delle sue caratteristiche, partendo da Valentina Cavuoti, che appartenente, insomma, alla casa editrice Edises, a cui si deve la pubblicazione del volume, a cui si deve l'iniziale progetto e coinvolgimento dei nostri colleghi. Dopodiché abbiamo Ferruccio Diozzi, che credo, almeno per la comunità dei bibliotecari, soprattutto dei nostri associati AIB, non abbia bisogno di presentazioni. Direttore responsabile del Centro di Documentazione del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, e attualmente, insomma, impegnatissimo in AIB con moltissimi ruoli. Poi abbiamo Roberta Moro, vicepresidente di AIB Lombardia e bibliotecaria presso la Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari dell'Università degli Studi di Milano. Marcello Proietti, anche lui collega del CER Lombardo e bibliotecario e archivista all'Istituto Europeo di Design di Milano. Poi abbiamo altri due che sono Giorgia Lalicata e Alberto Di Monte, invece bibliotecari del Comune di Milano in servizio presso la biblioteca di Baggio. Quindi direi che magari potremmo partire proprio da Valentina Cavuoti e entro proprio nel cuore di questa presentazione, chiedendo i motivi per cui la vostra casa editrice ha deciso, che già, insomma, poteva contare nel proprio catalogo un numero di manuali dedicati al tema dei concorsi e delle selezioni pubbliche, ha deciso di puntare sulla biblioteconomia e quindi su quel pezzo di concorsi legati proprio alla professione del bibliotecario. Certo, certo. Innanzitutto buonasera a tutti. Sono appunto Valentina Cavuoti, caporedattrice della Edises della redazione concorsi. Allora, la nostra casa editrice si occupa ormai da molti anni di concorsi pubblici e da sempre ci affidiamo proprio a autori esperti provenienti da settori professionali cui i manuali sono rivolti, proprio per offrire dei prodotti qualitativamente validi
nonostante l'esigenza di sintesi che poi caratterizza questa tipologia di pubblicazioni. Nel tempo il nostro catalogo si è esteso ad ambiti estremamente differenziati, spaziando appunto dalla sanità alle forze armate e passando per tutti i settori della pubblica amministrazione. E pur avendo appunto una redazione molto eterogenea, quindi con una formazione professionale in ambito giuridico, economico, umanistico, sociale, scientifico, abbiamo sempre comunque preferito affidarci a professionisti del settore per la stesura dei nostri contenuti ed affiancarli appunto internamente con i nostri redattori di formazione affine, in modo tale che ci fosse una collaborazione completa, quindi oltre che dall'interno con l'editing e le verifiche tecniche, anche affiancando gli autori con uno spirito propositivo. E appunto la genesi di tutti i manuali e quindi anche di questo volume inizia sempre con un lavoro interno di ricerca e progettazione redazionale, basandoci un po' sull'analisi dei bandi di concorso, delle banche dati e delle varie prove ufficiali, proprio per mirare, per riuscire a soddisfare le esigenze dei candidati e creare, progettare quindi dei manuali che siano funzionali a questo scopo, ossia fornire dei compendi sintetici ma anche completi, mirati agli argomenti necessari alla preparazione alle prove d'esame. Il secondo passo è stata nella progettazione anche di questo manuale proprio la ricerca di autori competenti che hanno arricchito il volume con le loro competenze professionali, e questo lo facciamo appunto in tutti i settori, cercando di dare in un manuale concorso quel quid in più fondamentale di stampo tecnico che è appunto il risultato di una lunga esperienza sul campo. Quindi è un manuale a tutto tondo, mirato al concorso, ma anche proprio ai professionisti del settore. Infatti poi il manuale, anche grazie ai preziosi suggerimenti degli autori qui presenti, contiene anche delle chicche di approfondimento che servono appunto per la completezza di questa pubblicazione. Quindi comunque ringrazio tutti gli autori e i collaboratori per averci supportato in questo progetto e aver sopportato anche me nella, come dire, nella stesura e realizzazione di quest'opera. Volevo anticipare per non poi interrompere dopo, rimarrò con voi qualche altro minuto a sentire gli altri interventi, poi per un impegno pregresso dovrò andare via, quindi magari mi ritirerò silenziosamente per non dare fastidio. Spero sia stato, diciamo, abbastanza esaustivo. Grazie mille per l'intervento che mi sembrava doveroso, anche perché siete voi promotori di questa iniziativa editoriale, quindi va a voi anche il merito di averci creduto per primi e di aver seguito, insomma, la sua realizzazione dall'inizio alla fine. Passerei la parola a Ferruccio Diozzi e partirei proprio da te. Perché nell'ultima edizione delle Stelline, all'interno del gruppo di lavoro, insomma, con cui hai collaborato, hai avuto modo di approfondire il tema dell'editoria e da lì è nata tutta una riflessione sul tema della manualistica per concorsi. Quindi ti chiederei proprio di partire da qui per cercare di capire come si colloca questo manuale all'interno dell'attuale produzione editoriale e quali sono i suoi elementi di innovazione.
Sì, grazie Cristina, naturalmente grazie per l'invito, per questa presentazione, poi dopo saluterò, tenterò di salutare tutti infine, naturalmente nell'ottica dei pochi minuti con cui svilupperò il mio piccolo ragionamento. E hai ragione, è stata una singolare coincidenza e devo dire anche fortunata coincidenza, perché noi abbiamo cominciato a lavorare al manuale alla metà dell'anno passato, del 23, e abbiamo naturalmente accentuato il nostro impegno soprattutto alla fine del 23 e all'inizio del 24, proprio quando si stava configurando l'edizione stelline di quest'anno, che come tutti sapete si lavora le stelline già a partire dall'anno precedente. Nell'occasione della edizione 24 io ho collaborato al tavolo che tu hai citato, Cristina, quello sulle nuove forme della lettura per lo studio e per la ricerca, che era coordinato ottimamente da Rosa Maiello, che devo dire ha avuto un discreto successo nell'ambito del convegno delle stelline di quest'anno. E la cosa che mi ha colpito particolarmente è che a un certo punto, tra le numerose tipologie di fatti, fenomeni che abbiamo affrontato, anche lì la cosa è sempre importante avere bibliotecari e specialisti di varia estrazione. Quel tavolo naturalmente era ricco di particolarità che hanno dato particolari innovativi stimoli alla discussione, si è toccato proprio l'argomento manuale, tra le altre cose. Manuale come tipologia documentaria e anche crisi del manuale, perché no? Perché come potete immaginare un tavolo che si è proposto di affrontare alcuni degli spunti che la transizione al digitale offre, che la società dell'informazione ormai che possiamo definire di transizione al digitale offre, è stata appunto, diciamo così, la crisi del manuale tradizionale. Da questo punto di vista era per me in particolare interessante stare su quel tavolo, confrontarmi con colleghi e colleghi di grande esperienza e al tempo stesso lavorare operativamente alla redazione, direi anche alla parte finale del manuale che abbiamo prodotto per la casa editrice di Edises. Direi, spero che in particolare Valentina Cavuti mi possa confermare, con un risultato direi interessante, perché siamo noi autori e naturalmente vorrei citare non solo il nostro gruppo tra virgolette storico, ma anche tutti voi che avete collaborato con la scrittura dei box di cui Roberta parlerà ampiamente tra poco, siamo riusciti probabilmente a incanalare in questo discorso di positiva ibridazione tra formato tradizionale cartaceo e formato ibrido, perché l'autoressa Cavuti, come dire, ha sottolineato alcuni aspetti, vorrei ulteriormente sottolineare il fatto che esiste una interessante edizione digitale, versione digitale di questo prodotto, lo voglio chiamare così dal punto di vista editoriale, non me ne vogliate, e che consente naturalmente un importante e opportuno aggiornamento, naturalmente consente anche delle cose, diciamo così, di assoluta importanza e anche che a volte erano nelle ere passate erano destinate, diciamo così, a perdersi un pochino. Le errata corrige, ad esempio, noi abbiamo qui la possibilità di individuati alcuni errori che possono sempre trovarsi in un'opera così complessa, correggerli immediatamente nella versione digitale, e permette uno sviluppo, direi, l'interesse naturalmente di tutti quelli che useranno il manuale, mi auguro sia quello di trovarlo efficace per i loro scopi, che sono gli scopi di accesso alla professione del bibliotecario. L'interesse della casa editrice è naturalmente quello di avere un prodotto che sia un prodotto autorevole, che sia un prodotto ben referenziato, che sia un prodotto che abbia una resa commerciale degna di questo nome. Però direi che l'interesse della comunità professionale della biblioteconomia italiana e dei sistemi bibliotecari italiani, e quindi di tutti quanti noi, direi bibliotecari ma anche editori, quindi altri operatori del settore, è quello di avere dei prodotti editoriali innovativi, dei prodotti che portano avanti la barriera, diciamo così, da questo punto di vista dell'offerta e aprono strade nuove. Quindi da questo punto di vista io sono doppiamente contento per aver partecipato a un'esperienza di lavoro che ha, Cristina lo sa perché negli ultimi 2 o 3 anni abbiamo avuto occasione di collaborare, spero felicemente, su tutta una serie di tematiche, fondamentalmente su tematiche formative. E quindi sa, Cristina conosce bene il mio impegno, soprattutto da quando è terminata la mia esperienza lavorativa al CIRA, sulla formazione per i bibliotecari.
Però noi abbiamo, da questo punto di vista, non solo avuto l'occasione, io in particolare, di misurarmi con tematiche formative, da questo punto di vista assolutamente importanti, perché siamo allo stato nascente, al momento in cui una persona, un uomo, una donna, tenta di diventare bibliotecario, a questo punto un supporto che lo può aiutare. Però al tempo stesso abbiamo fatto tutto questo, io spero, dal punto di vista dei contenuti, in maniera, direi, di livello, spero assolutamente di livello. Dal punto di vista del veicolo di trasmissione delle informazioni, costruendo qualcosa che è una sua originalità e che può, naturalmente, siccome l'appetito viene mangiando, dare spunto a ulteriori cambiamenti e ulteriori innovazioni nelle forme editoriali che usiamo tutti i giorni, nel nostro lavoro di tutti i giorni. E per questo qui mi fermerei, per non rubare come dire, il tempo ad altre colleghe e colleghi. Grazie. Grazie a te, Ferruccio. Mi aggancio un po' a quello che hai detto, ovvero la necessità di dare alle stampe un prodotto che si distinguesse anche da quello che è il panorama un po' editoriale della manualistica per concorsi, che manuali che tendono a volte ad assomigliarsi molto e nei quali molto spesso non si trovano proprio quei temi e quei contenuti che inevitabilmente poi nei concorsi vengono richiesti. Da questo punto di vista potrei portare anche la mia esperienza personale, in quanto ho partecipato alle commissioni di concorso in tantissimi concorsi pubblici ed effettivamente la sola preparazione sui manuali non è sufficiente. Non è sufficiente perché dei manuali, soprattutto per professioni come la nostra, rimangono esclusi tutta una serie di temi che invece sono di attualità e che trovano spazio all'interno dei quesiti dei concorsi e soprattutto nella parte orale. E da questo punto di vista, quindi, avete avuto, a mio parere, un'idea molto innovativa e anche molto interessante, ovvero quella di fare appello un po' alla comunità dei colleghi bibliotecari per cercare di ritagliare all'interno del volume dei box, perché ormai li abbiamo sempre chiamati così, mi sembra un termine azzeccatissimo, di approfondimento su tematiche che mancano nella manualistica tradizionale, che però invece sono fondamentali per, come hai detto tu, accendere anche quella curiosità che porta poi ad approfondire all'esterno del manuale. Esatto. Roberta, tu hai lavorato molto intorno a questi box e hai raccolto, insomma, i professionisti che ci hanno lavorato e hai presidiato tutto il lavoro di stesura, di controllo e di redazione. Quindi ti chiedo proprio di descriverci un po' qual era l'obiettivo di questi box e su cosa si concentra. Grazie mille, Cristina, e grazie a tutti voi di aver partecipato stasera. E grazie di nuovo a Edises per l'opportunità che ci ha dato e a me in particolare quella di aver costituito il gruppo di lavoro e di aver coinvolto gli autori in questo viaggio che ha portato alla redazione del manuale. E sì, vi volevo parlare proprio brevemente del progetto dei box di approfondimento, perché è la parte del progetto che ho seguito di più, diciamo, che mi ha appassionato di più e che sento più mia. E la cosa che volevo, così, a cui volevo dare rilievo è la seguente, che il progetto e la stesura dei box sono stati un progetto in divenire. Non sono stati creati sulla carta, come per esempio quando abbiamo creato l'indice. L'indice è stato creato prima della stesura, ovviamente, del testo ed è stato rivisto svariate volte. I box sono nati dall'esigenza che abbiamo sentito noi autori, quando ovviamente scrivevamo i nostri capitoli, di puntare un riflettore, di avere un approfondimento su determinati temi. E quindi si è tutto sviluppato in maniera molto naturale. Quando sentivamo l'esigenza di avere un approfondimento, nasceva un box.
e questo contributo veniva associato ad un bibliotecario, ad un amico, a una persona che fosse particolarmente, diciamo, competente in un tema particolare che avevamo pensato di affrontare. E i box nascono proprio, hanno la forma di pop-up tematici, di pillole, che affrontano argomenti specialistici in pochissimo spazio e sono inseriti all'interno del testo, all'interno del discorso più generale affrontato nei singoli capitoli. E affrontano sia temi classici della biblioteconomia, come l'information literacy, l'agenda 2030, non so, l'approval plan, la revisione delle raccolte, sia invece temi che sono al centro dell'odierno dibattito biblioteconomico. Mi viene in mente per esempio il design thinking che ha affrontato Cristina, il gaming, le soft skill del bibliotecario, il co-working, tutti temi che, come Cristina diceva in precedenza, non ci sono all'interno dei manuali finora in commercio, proprio perché abbiamo speso veramente parecchio tempo a spulciare tantissime prove concorsuali, poi ce lo racconterà in maniera puntuale Alberto, per vedere anche come si è evoluta la richiesta delle domande da parte degli enti. Un contributo fondamentale per un numero così cospicuo di box ci è venuto dalla comunità dei bibliotecari, a cui ci siamo rivolti per avere, diciamo, un contributo con delle competenze molto specifiche. La maggior parte dei bibliotecari che ci hanno offerto il loro contributo è ovviamente associata a AIB. Abbiamo ricevuto contributi da parte di amici, di bibliotecari che hanno affrontato magari temi a loro cari da sempre, oppure anche da giovani bibliotecari che si sono appassionati ad un tema in particolare e che magari lo affrontano quotidianamente all'interno di gruppi di lavoro nazionali. Mi viene in mente per esempio il gruppo di lavoro dell'Istituto Centrale del Catalogo Unico, oppure i gruppi di lavoro nazionale dell'Associazione Italiana Biblioteche. Per riprendere un po' quello che diceva appunto Ferruccio Ghiozzi, posso affermare che la seconda edizione del manuale sarà pubblicata, per ora soltanto in formato elettronico, e che vedrà la realizzazione di parecchi box in più rispetto alla prima edizione. Questo perché? Perché i colleghi, la comunità dei bibliotecari ci ha contattato e ci ha fatto presente che qualche argomento mancava. Mi viene un po' da sorridere, però per esempio sarà affrontato Nati per leggere, che non abbiamo affrontato nella prima edizione, per esempio la misurazione, gli indici di misurazione delle collezioni, e poi verranno affrontati invece temi particolari che possono essere di supporto a chi affronta proprio a vari livelli, anche a chi magari vuole accedere a un livello superiore della propria professione. E quindi ci saranno la valorizzazione dei fondi di persona, per esempio il libro antico e manoscritto, lo stock management, le riviste pregatorie, i contratti trasformativi. E tutto questo proprio per valorizzare ancora un lavoro corale e per venire incontro a qualsiasi livello a chi vuole affrontare i concorsi pubblici. Grazie Roberta. E infatti questo è un manuale, come dice il titolo, per funzionari, ma non solo,
perché funzionari, istruttori e collaboratori, quindi abbraccia diversi livelli della professione. E abbracciando diversi livelli della professione ha bisogno davvero di affrontare moltissime discipline diverse, in modo tale, da quello che ho potuto vedere, insomma, leggendo i vari libri, le varie sezioni, cerca di dare a chi si cimenta nello studio per un concorso tutti gli strumenti necessari per affrontare diversi aspetti della professione. A questo punto mi rivolgo proprio a Marcello Proietto per chiedergli una riflessione sulla multidisciplinarietà che il volume presenta e i diversi aspetti della professione che affronta in ciascun capitolo e che spaziano davvero da temi molto diversi l'uno dall'altro, temi molto tecnici, temi più legati alla governance della biblioteca e alla direzione della biblioteca e temi invece legati ai progetti. Marcello, dici. Grazie Cristina per aver accolto la presentazione del manuale come sezione AIB Lombardia. Ringrazio pure Valentina Cavuoti della casa editrice Edises che ha proposto la pubblicazione del manuale e ringrazio tutti voi che stasera state partecipando alla presentazione. Io mi occuperò di parlare in breve della multidisciplinarietà del manuale. Ormai questa multidisciplinarietà rappresenta un approccio innovativo che caratterizza il mondo contemporaneo. E quindi il paradigma della multidisciplinarietà prevede la collaborazione di più esperti provenienti dai diversi ambiti di studio nel nostro campo e quindi della biblioteconomia, in particolare nell'espressione della figura professionale e specializzata del bibliotecario. Ma la multidisciplinarietà ha il fine di integrare anche le conoscenze, un approccio innovativo sulle metodologie, le prospettive provenienti anche dai diversi campi disciplinari, per affrontare un fenomeno complesso, tuttavia però mantenendo distinte le identità disciplinari pur favorendo la loro cooperazione. Quindi il manuale che stasera presentiamo ha tra i suoi aspetti innovativi la peculiarità di soddisfare in pieno il paradigma che ho menzionato prima, cioè se riuscissimo a declinare il termine multidisciplinarietà in altri segmenti semantici nel contesto della trasversalità dei contenuti scientifici, troveremo ad esempio interdisciplinarietà, che indica un'integrazione più profonda tra le diverse discipline e che sarà argomento anche del prossimo convegno delle Stelline 2025. Pluridisciplinarietà, che ne sottolinea invece l'aspetto più quantitativo, ovvero la presenza di molte discipline coinvolte. La transdisciplinarietà, che indica un livello di integrazione ancora più alto, dove i confini tra le discipline vengono superati per creare una nuova conoscenza. L'approccio integrato, che ci suggerisce un'espressione più generica, che sottolinea l'unione di diversi elementi. E infine poi la collaborazione interdisciplinare, che sottolinea l'aspetto collaborativo tra esperti di diverse discipline. A questo punto, quindi, quali sono i vantaggi della multidisciplinarietà? Innanzitutto la visione più completa, quindi la combinazione di diverse prospettive permette di ottenere una comprensione più profonda e articolata dei fenomeni. Soluzioni innovative, quindi l'integrazione di diverse discipline che favorisce la generazione di idee creative e soluzioni originali. Il miglioramento della qualità, la collaborazione tra esperti di diversi settori contribuisce a migliorare la qualità dei risultati. E infine la rilevanza sociale, cioè la multidisciplinarietà permette di affrontare problemi complessi con un approccio più adeguato alle esigenze della società. Quindi la multidisciplinarietà è un concetto che ha profondamente influenzato anche il mondo delle biblioteche e in un contesto sempre più complesso e interconnesso, in quanto le biblioteche sono chiamate a offrire servizi e risorse che superino i confini tradizionali delle discipline e soddisfino le esigenze di un pubblico sempre più diversificato e curioso. Quindi a questo punto quali sono i vantaggi
della multidisciplinarità in biblioteca. Innanzitutto gli utenti sono sempre più informati. Gli utenti delle biblioteche, grazie anche alla diffusione delle tecnologie digitali, sono sempre più consapevoli dell'esistenza di una vasta gamma di informazioni e conoscenze. Si aspettano quindi dalle biblioteche, ma soprattutto da noi bibliotecari, un'offerta che vada oltre i limiti delle singole discipline. Un'evoluzione della ricerca, la ricerca accademica e scientifica, ad esempio, è sempre più interdisciplinare, richiedendo l'accesso a una vasta gamma di risorse e la capacità di collegare informazioni provenienti da diversi campi del sapere. E infine, nuove forme di conoscenza. La nascita di nuove discipline e la rapidissima evoluzione della conoscenza rendono necessario un approccio flessibile e dinamico alla gestione delle informazioni. Quindi la multidisciplinarità si manifesta nella biblioteconomia in diversi modi, riportando l'esempio, ad esempio, degli argomenti trattati nel manuale, come ad esempio storia della scrittura del libro, catalogazione e classificazione, management, servizio all'utenza, la normativa di riferimento, l'inglese per i bibliotecari e altri argomenti. L'implementazione quindi della multidisciplinarità in biblioteca presenta alcune sfide. Tra queste la formazione del personale, ossia il personale bibliotecario deve acquisire nuove competenze per supportare gli utenti nella ricerca di informazioni interdisciplinari. Ma nonostante le sfide, la multidisciplinarità rappresenta una grande opportunità per le biblioteche di rinnovarsi e di diventare luoghi sempre più rilevanti nella società della conoscenza. Infine, la multidisciplinarità in ambito bibliotecario è un approccio che permette di superare i confini tradizionali tra le discipline e di offrire agli utenti una vasta gamma di servizi e risorse per soddisfare le loro esigenze di conoscenza e apprendimento. E il manuale, almeno nella sua forma finale, rispecchia appieno l'esigenza formativa dei futuri bibliotecari. Grazie. Grazie a te, Marcello. E da qui sorge anche una riflessione, nel senso che da quello che ci hai detto anche tu, quindi avete creato, avete lavorato su un manuale con l'idea che racchiudesse anche a grandi linee un po' tutte le competenze necessarie per affacciarsi a questa professione. Ovviamente immagino che questo abbia richiesto anche un grosso lavoro di preparazione, una sorta di indagine preliminare per capire all'interno di questo vasto mondo e caotico mondo dei concorsi pubblici su che cosa si concentrassero le diverse amministrazioni pubbliche, i diversi enti nel momento in cui appunto selezionassero questi bibliotecari. E so che una ricerca è stata fatta, avete fatto questa indagine preliminare, quindi chiederei proprio ad Alberto Di Monte di illustrarci questo lavoro preliminare che è stato svolto. Sì, buonasera e un benvenuto a tutte e tutti anche da parte mia. Io sono Abo, all'anagrafe Alberto Di Monte, sono un geografo per formazione con esperienza nell'ambito editoriale sia come autore che nella comunicazione istituzionale. Dopo i contributi del decano della materia, dei membri AIBE e a breve della mia responsabile, io intervengo un po' come militante di base di una biblioteca rionale della periferia milanese e per di più in quota giovane, diciamo, nel gruppo di lavoro, non tanto perché un filo sotto la soglia, diciamo, degli under 40, ma ad alimentare un po' anche la mia sindrome dell'impostore, perché effettivamente giovane nella professione bibliotecaria. Così ho fatto coming out sulle cose che devo dire. Ma questo cenno biografico mi è utile anche a introdurre la tensione che anima il mio contributo, che è quello che, diciamo, anche apre il testo, due capitoli di storia del libro, delle biblioteche e della disciplina biblioteconomica. Da una parte un approccio fattuale ai temi di concorso, così lo accenno in apertura, proprio perché poi questo è l'approccio che ispira tutti e cinque. È un fil rouge, diciamo, che collega tutti i cinque contributi principali del manuale. Dall'altra parte però anche un'attenzione, una scrittura discorsiva
possibilità che chiaramente è aperta da quei temi specifici della mia sezione, orientata, si spera, al piacere di lettura. E mi spiego meglio a partire appunto dalla prima tensione, che è quella comune. Il punto di partenza, non tanto della fase di scrittura, ma ancora prima nella definizione dell'architettura di questo volume, è stato infatti un benchmark su argomenti e domande d'esame, chiaramente con particolare riferimento alle biblioteche di pubblica lettura e in seconda battuta alle accademiche, laddove i concorsi sono più frequenti, per spulciare che cosa, spulciare letteralmente, questo è proprio il mio termine tecnico, che cosa viene effettivamente chiesto, come viene domandato, quali elementi risultano statisticamente più rilevanti in questo momento e quali invece magari hanno avuto una maggiore attenzione in altre stagioni e oggi vengono parzialmente, passano parzialmente in secondo livello. Un'altra fonte utile che voglio citare, perché è una forma del web solo apparentemente desueta, diciamo, tra quelle del nostro, della nostra dieta informativa e della nostra fruizione collettiva, è stata quella del ricorso ai forum, assolutamente adeguata come ricerca a fornire inferenze sulle domande d'esame, per esempio laddove non immediatamente accessibili al pubblico, e in ogni caso a ricostruire poi appunto quello che è il discorso attorno alle domande d'esame. Dopodiché quello che abbiamo fatto è stato sostanzialmente raccogliere i quesiti collezionati in cluster, così da poter ponderare alcuni pesi degli argomenti. L'idea, insomma, in termini estremamente sintetici, è stata quella di costruire un edificio sì solido, ma completo di fondamenta, degli ambienti di alloggio, di quelli di servizio, e di non dimenticare la coibentazione, cioè di andare a costruire un mosaico il più possibile sfaccettato, ma utilizzando dei pesi. Al tempo stesso abbiamo anche usato una analisi, se vogliamo, una lettura profonda di quelli che erano i testi già presenti sul mercato editoriale, alla scoperta chiaramente delle loro caratteristiche peculiari, degli aspetti magari meno valorizzati di questi manuali e di quelli invece dei temi di produzione decisamente recente, che quindi è molto difficile di anno in anno andare con nuove edizioni ad implementare. Ci siamo potuti permettere chiaramente questa scelta proprio perché non abbiamo lavorato né su un manuale accademico, né su un saggio in senso stretto, né all'inverso su un esercizio puro, ma abbiamo provato a realizzare un prodotto diverso da quello che il panorama italiano, lingua italiana, proponeva, un volume dalla paginazione evidentemente generosa, eppure come ciascuno di queste proposte non esaustivo, non autoconclusivo, ma orientato alla preparazione per diversi profili di bibliotecario. Vado brevemente alla seconda tensione, prima di cedere la parola. Che cosa c'è di più adeguato per fissare concetti, tappe, figure, momenti di un racconto, se non appassionante, che è l'ambizione, diciamo, dell'esito del volume, perlomeno appassionato. Questo è un manuale ibrido. Chiaramente la presentazione non ha il profilo, diciamo, di una televendita, ma di un'introduzione al testo, e quindi ci tenevo a dedicare un ultimo minuto al fatto che, proprio perché siamo di fronte a una risorsa immaginata dal principio come un oggetto editoriale aumentato, che ha delle propagini web, che si presta sin d'ora ad essere aggiornato in divenire, a fianco a questa leva, diciamo, della concretezza, mi piaceva l'idea di poter lavorare anche sul piacere del viaggio, cioè sull'ambire a trattenere l'attenzione sui fondamentali, contingentando le curiosità, ma senza rinunciare a indicare possibili linee di approfondimento. Per sogno o per puro bisogno, i manuali per esami di concorsi sono degli scrigni che contengono le chiavi giuste per aprire delle porte che trasformano le nostre vite. Li si guarda quindi con sospetto e rispetto, sono paradossalmente l'oggetto più funzionale, ma senza rinunciare a una sorta di magia, emanano un'aura chiaramente differente da quella dell'autorialità o delle copertine che riconosciamo perché quello è il nostro editore, la nostra casa editrice preferita. Però noi volevamo corrispondere di questa attesa, a questa fodera, con un contenuto che fosse all'altezza appunto dell'incanto, di uno studio che fosse anche un momento emozionale in cui ci potessimo riconoscere, potessimo
avere uno specchio di quella che è anche la nostra passione, oltre che professione. Non voglio rubare altro tempo, spero che l'ultima, così questi ultimi accenni non siano stati eccessivamente onirici per la vostra sensibilità. Sono semplicemente grato a quanti hanno reso possibile questa scommessa e chiaramente a tutte e tutti voi per l'attenzione che avete dimostrato rispondendo alla chiamata di questa sera. Grazie Alberto, guarda, personalmente mi è piaciuto molto il tuo intervento, nel senso che quando uno immagina i manuali, si immagina dei manuali comunque pieni zeppi di informazioni, di dottrina, di disciplina, e a volte si scorda invece chi c'è dall'altra parte che scrive questi manuali, e in questo caso specifico io vedo tutte persone appassionate alla propria professione che ha così folli a volte da dedicarci anche del tempo libero e di farne attività di volontariato, quindi e quindi da questo punto di vista sì, un manuale, però anche, come hai detto tu, un prodotto che sia di piacevole lettura, che quindi vada bene per chi deve preparare un concorso, ma che possa essere magari un punto di riferimento anche per chi vuole riprendere le fila un po' dell'aggiornamento professionale, anche perché ricordiamo c'è una bibliografia molto ricca e aggiornata a corredo di tutta l'opera e di ciascun box, e anche, se vogliamo, uno strumento per quelle persone che hanno vinto il concorso ma si affacciano per la prima volta a un'esperienza professionale in biblioteca. E proprio a questo proposito, quindi, passerei la parola a Giorgia Lalicata, che appunto interviene a chiusura di questa presentazione e che, come ha detto prima, è direttrice di una biblioteca rionale di Milano e che quindi nel suo percorso professionale avrà avuto modo anche di confrontarsi con queste persone giovani neoassunti che hanno iniziato la loro esperienza nel mondo delle biblioteche, e per i quali questo manuale potrebbe essere un valido supporto. Tu cosa ne pensi, Giorgia? È una riflessione che avete fatto, quindi? Sì, allora grazie innanzitutto Cristina, benvenuti e benvenuti a tutte le persone che sono qua, e grazie per la vostra presenza, ci fa molto piacere. Sicuramente è proprio uno dei punti che abbiamo tenuto come direttiva, il fatto che volessimo proprio scrivere un manuale per bibliotecari scritto da bibliotecari. E quindi, come dire, questo è sempre stato uno dei focus, perché gli altri focus li hanno poi ben descritti i colleghi prima di me, quindi no, chiaramente quando uno si approccia alla scrittura di un manuale, oltre agli argomenti, decide anche che taglio dare, no? Quindi questa è stata proprio una riflessione che noi abbiamo fatto fin dall'inizio, e volevamo proprio che fosse un'opera che parlasse ai nostri colleghi o futuri colleghi, che non rimanesse quindi della conoscenza sulla carta un po' poco spendibile, ma che invece all'interno di questo lavoro anche una persona che si affacciasse, che fosse alle prime esperienze, che magari non avesse neanche mai affrontato un concorso, potesse trovare delle informazioni utili, potesse trovare un compagno. E infatti il manuale si apre proprio con un piccolo capitoletto introduttivo che si intitola proprio "Come prepararsi ad affrontare un concorso", dove ci sono una serie di aiuti, suggerimenti. Noi ci siamo trovati e abbiamo detto: che cosa sono le cose a cui bisogna fare attenzione quando ci si trova di fronte a un bando di concorso, per esempio, no? Bisogna stare attenti alle scadenze, bisogna stare attenti alla scrittura, bisogna leggerlo più volte, proprio quei consigli che vorresti, se è la prima volta che ti approcci a questa esperienza, che vorresti che qualcuno ti desse, perché non è scontata. E la stessa cosa è stata l'idea, l'immaginarsi qualcuno che studiasse sul nostro manuale e che poi però effettivamente dovesse lavorare in biblioteca e quindi mettere in pratica le informazioni acquisite. E quindi per tutto il manuale abbiamo cercato di tenere una tensione tra quello che fosse l'aggiornamento professionale, quindi comunque delle informazioni aggiornate,
che parlassero anche delle nuove tendenze, ma anche poi di fianco delle informazioni molto pratiche, perché se non hai mai lavorato in biblioteca, magari alcune cose che per noi sono scontate, invece mettere una persona che è la prima volta che si trova a fare un concorso per bibliotecario non lo sono per niente. Certo che poi c'è la formazione in biblioteca con i colleghi e quello è, come dire, la parte poi viva dell'entrare in biblioteca, del respirare l'aria della biblioteca, sì, sì. Però se uno arriva già con delle come dire, no, senza sentirsi come un pesce fuor d'acqua, ma comunque avendo delle informazioni anche un po' pratiche, sicuramente si può sentire un pochino più a suo agio. E quindi questa è stata proprio una direttiva per cui abbiamo cercato sempre di visualizzare proprio questa persona, no? Anche per esempio nel capitolo delle modalità di gestione delle collezioni, dal come si acquistano i documenti, come si trattano, come si collocano, come si valorizzano, fino ad arrivare allo scarto, e anche documenti come le carte delle collezioni e la revisione dello scarto, è stato tutto comunque pensato per una persona che poi si dovesse mettere lì a fare quel lavoro effettivamente. Poi lo sappiamo tutti, per fortuna, che di solito non si è da soli in biblioteca, di solito ci sono sempre colleghi che aiutano, perché questo io penso è uno degli aspetti fondamentali, l'unione, il gruppo. Nelle biblioteche solitamente si trova comunque sempre qualcuno che è disponibile ad aiutare, a fare gruppo e quindi non si è da soli solitamente. E questa è un po' una cosa che vorrei riportare anche nel nostro gruppo, nel senso che prima si è citato il fatto che è una comunità di bibliotecari, no? Quindi si è chiesto aiuto fuori per i box, ma non soltanto, noi abbiamo chiesto aiuto anche ad altri colleghi che revisionassero i nostri capitoli, che ci dessero dei suggerimenti, potessero leggerli, cioè oltre a leggerli tra di noi, a darci noi dei suggerimenti, comunque abbiamo chiesto l'aiuto poi esterno, di persone che ritenevamo molto competenti per vedere, insomma, per avere un loro feedback che ci potesse orientare. E anche nel capitolo che abbiamo fatto di inglese ci siamo fatti aiutare da persone competenti, perché comunque c'è proprio questa idea della comunità e della condivisione dei saperi, che è poi secondo me una delle cose belle della biblioteca, che si respira poi nella biblioteca. Bene. Grazie mille, Giorgia, ed effettivamente è quello che emerge da questo progetto, posso dirlo, la comunità dei bibliotecari che sono stati considerati, immaginati nel loro lavoro quotidiano mentre mettono in pratica le cose che avete scritto, ma che sono anche stati considerati dal punto di vista di professionisti che quindi potevano dare il contributo e approfondire temi che per un motivo o per l'altro si sono trovati a studiare in maniera più estesa e che quindi sono stati coinvolti in questo progetto, tra cui tra l'altro appunto molti amici dell'Associazione Italiana Biblioteche. Quindi posso proprio dire, come presidente anche del CER Lombardia, che questo è anche un po' l'elemento innovativo, la mobilitazione che c'è stata intorno a questo volume. Ci avete dato moltissimi spunti e man mano che vi sentivo, anche a me personalmente sono saltate fuori un sacco di domande e immagino magari anche tra qualcuno del nostro pubblico, per cui inviterei proprio voi che insomma ci avete seguito, siamo tantissimi presenti nella riunione di questa sera, a farvi avanti se avete qualche domanda che volete porre ai nostri 5 autori, qualche curiosità anche rispetto alla nascita di questo volume o un approfondimento rispetto magari a temi che sono stati inclusi. Marcello stesso prima ci diceva che sono arrivate molte richieste anche da colleghi, o Roberta, adesso non mi ricordo più,
ecco, che chiedevano di inserire nuovi temi, di sviluppare anche nuovi box, di approfondire certi aspetti del lavoro che nella prima edizione non sono stati fatti. Questo voglio dire, immagino che anche tutte queste persone che hanno fatto arrivare queste domande sono persone che magari non devono in questo momento della loro vita affrontare un concorso, ma che quindi hanno letto il volume per interesse, perché desideravano farlo e magari erano alla ricerca di qualche spunto in più anche a livello professionale. Esatto. Per cui adesso direi che proprio avete l'occasione di parlare direttamente con gli autori. E quindi, al di là di tutto, se avete magari avuto occasione di dare un'occhiata all'indice, insomma, anche avere una semplice opinione rispetto all'importanza di avere un manuale di questo tipo nel nostro mondo. Adesso, all'interno dell'Associazione Italiana Biblioteche, proprio in questi giorni ci sono i presidenti che stanno facendo tutta una riflessione, delle sezioni regionali che stanno facendo tutta una riflessione sui temi della professione, del lavoro, quindi di sicuro può essere un momento interessante. Prego, Raffaele De Magistris, grazie. E buonasera. Più che uno spunto vorrei esprimere un auspicio più che altro. Sappiamo tutti due cose, anzi tre. La prima è che il mondo delle biblioteche e il mondo dell'editoria non si sa per quale perverso motivo sono visti camminare su piani diversi o se non antagonistici, mentre in realtà convergono tutti verso gli stessi, entrambi verso gli stessi interessi. Secondo, non è stato ancora, come dire, definita in toto quelli che possono essere i contorni della figura del bibliotecario. E qui ritorno tra un attimo. Terzo, i manuali sono uno degli strumenti più potenti per contribuire a definire questi contorni. Cosa voglio dire? Nel manuale, per esempio, viene dedicato un box alla norma UNI ed è una norma che normalmente, scusatemi il gioco di parole, viene disattesa dalle pubbliche amministrazioni. Cioè, lì abbiamo la figura del bibliotecario. Viene descritta, ne vengono descritte le responsabilità, le conoscenze, le abilità. Molte volte non ci si uniforma nei concorsi a quanto previsto dalla norma. Una maggiore, come devo dire, promozione di strumenti quali la norma, non sto a dilungarmi, ma ce ne sono altri, per esempio gli elenchi del Ministero Beni Culturali, le stesse declaratorie dell'AIB, da parte del mondo dell'editoria. Quindi questi i manuali che possono contribuire a radicare in sede di pubblica amministrazione e di opinione pubblica, pensiamo alle cooperative di servizio, per esempio, a questo vasto mondo, una figura man mano a costruire le conoscenze, il background che deve possedere la figura del bibliotecario. Grazie. Grazie mille. Sto leggendo un commento dal collega Francesco Serafini, che purtroppo non può parlare perché ha un problema al microfono, e che voleva complimentarsi col gruppo di lavoro, perché quando si riesce a innovare qualcosa che sembra di per sé stesso immutabile perché è cristallizzato da anni e anni dall'esperienza, si è bravi. E poi quindi si dimostra che l'innovazione è sempre possibile, basta solo volerla e lavorare duramente in quella direzione. E dire che è stato fatto per un manuale di concorso, che come sapete non è facile, è proprio forse la forma più cristallizzata possibile di prodotto editoriale,
Insomma, avete fatto davvero un qualcosa di molto buono e che forse non è solo manuale, voglio dire, si muove anche un pochino nell'ambito del saggio, perché ci sono degli approfondimenti e, come dicevo prima, come ho ripetuto prima, anche su temi che magari all'interno delle commissioni in concorso vengono richiesti, ma che non si trovano esplicitati da nessuna parte. E quindi credo che anche aver fornito degli approfondimenti su questi temi, mi viene a pensare ad esempio il tema della cooperazione bibliotecaria, ma solo perché mi sono occupata di questo pezzo, e oppure altri temi a cui avete accennato, sia invece fondamentale, anche perché leggere quei box, leggere quelle bibliografie che comunque avete inserito a corredo della, possa fornire un punto di inizio per poi approfondire. Certo, non si esaurisce tutto all'interno del manuale, ma il manuale può essere un punto di partenza se scritto bene e appunto se dietro al manuale ci sono anche persone molto competenti e appassionate rispetto a quello che scrivono. Avete già un'idea di quando potrebbe uscire una seconda edizione e quanto lavoro ci vorrà per far uscire una seconda edizione rispetto anche alla quantità degli approfondimenti? No, non ancora. Non ci sono ancora arrivate delle proposte per la seconda edizione. Abbiamo solo, diciamo, dei contatti con alcuni colleghi che sono presenti e alcune proposte di box aggiuntivi, ma delle tempistiche per la realizzazione della seconda edizione no. Adesso Valentina Cavuti è andata via poco fa, quindi non possiamo chiedere direttamente alla persona che ha maggiore, naturalmente, diciamo, diritto di parola su questa materia. Però io ho visto Roberta sta raccogliendo in maniera molto attenta tutti i possibili contributi, sta venendo su un ulteriore incremento, ma più che quantitativo, qualitativo, perché una cosa tira l'altra e devo dire, è stato fatto giustamente anche da Marcello un accenno importante alle tematiche della multidisciplinarità e della transdisciplinarità. Ecco, noi stiamo probabilmente, se le cose vanno in porto, come mi auguro che vadano in porto, ci sarà una seconda edizione che sarà forse anche più efficace, perché avrà anche altri temi che si legheranno. Naturalmente speriamo sempre di mantenere il controllo della configurazione, da questo punto di vista questa è la cosa sempre essenziale. Però quello che abbiamo visto, le offerte di collaborazione che sono pervenute sono tutte estremamente interessanti, e anche queste spaziano a 360 gradi nel mondo della biblioteconomia, così come oggi, che come penso se concordiamo tutti, è veramente una disciplina non solo in evoluzione, come giustamente hanno affermato l'altro giorno al convegno di Salerno, ma anche una disciplina in grande arricchimento. Esattamente, anche, e quindi potrebbe darsi che servano ancora pagine e pagine per approfondire, insomma, tutto quello che la nostra professionalità compete, anche perché la nostra è una figura molto composita. Oggi stesso abbiamo parlato con voi cinque relatori, venite da cinque mondi completamente diversi. Assolutamente. Quindi abbiamo biblioteche universitarie, biblioteche specialistiche, biblioteche rionali di un grande comune. E quindi già voi e anche tutti gli altri autori che vi hanno affiancato in questo percorso rappresentate davvero un mondo molto variegato, che è difficile anche da riprodurre e da racchiudere all'interno di un manuale. Un manuale che forse potrebbe essere anche un po' una bussola anche per quegli amministratori che magari si accingono a scrivere
dei bandi di concorso, potrebbe essere anche da questo punto di vista un valido aiuto, soprattutto se non si fa parte del mestiere. Chiedo se magari c'è qualcuno all'interno, insomma, che ci sta seguendo in questo momento, che magari ha collaborato con voi su un pezzo, se vuole magari riportarci la sua esperienza o intervenire, o se ci sono anche altre domande in merito. Altrimenti vi saluterei qui, vi ringrazierei insomma per aver fatto questa prima presentazione con AIB Lombardia, sperando insomma che ne possano seguire molto altre, e poi vabbè, vi seguiremo da lontano per vedere dove vi porterà questa avventura editoriale che avete iniziato, ma che si capisce benissimo non è ancora finita. Va bene. Quindi grazie mille a tutti quelli che sono intervenuti, che sono rimasti con noi fino alla fine, e grazie quindi di averci seguito. Grazie Cristina, grazie a tutti. Grazie. Buonasera, grazie a voi. Buona serata. A presto. Raccolgo delle belle parole nella chat.